Pace e bene a tutti, bentornati al nostro appuntamento con la santità. Oggi, 19 gennaio, ricordiamo San Mario. Ascoltiamo. Mario morì martire con la moglie Marta e i figli Abaco e Audiface a Roma, dove giunsero per venerare le reliquie dei martiri, come all'epoca solevano fare i primi cristiani. È probabile che i quattro facessero parte di un gruppo più che di una famiglia, perché nelle passioni leggendarie dei primi secoli c'era la tendenza a considerare i gruppi di martiri di una stessa località come gruppi familiari. Alcuni martiriologi collocano questa venuta intorno al 268-270, quando ancora non c'erano le persecuzioni contro i cristiani. In una edizione più recente si pone invece come data del loro martirio il IV secolo, quando con gli editti di persecuzione di Diocleziano vennero decapitati molti cristiani e Mario, insieme alla famiglia, aiutò il prete Giovanni a dare ai 260 martiri una degna sepoltura sulla via Salaria. Mario ed i suoi familiari furono scoperti, arrestati e condotti in tribunale. Seguendo le norme degli editti imperiali, li interrogarono, invitandoli a fare sacrifici agli dèi, ma per avere posto un rifiuto, furono condannati alla decapitazione. Il martirio per Mario e i figli avvenne lungo la via Cornelia, mentre Marta, dopo essere stata torturata, venne uccisa a Ninfa. La donazione della propria vita per il Vangelo fu esempio per molti. La pia matrona romana Felicita raccolse i loro corpi seppellendoli in un possedimento agricolo chiamato Buxus, oggi Boccea, sulla via Cornelia. Tanta venerazione hanno mostrato i fedeli verso coloro i quali hanno avuto costanza nel confessare la fede in Gesù Cristo. Nell'817, sotto il pontificato di Pasquale I, le loro reliquie vennero tolte dal luogo del loro martirio e furono trasportate nella città di Roma. Parte di esse fu collocata nella Basilica di San Prassede, un'altra fu collocata nella chiesa di Sant'Adriano e un'altra parte fu inviata a Eginardo nell'828. Questi, biografo di Carlo Magno, le donò al monastero di Seligenstadt. San Mario ricevette il martirio perché fu scoperto a fare questo. Lui dava degna sepoltura a dei corpi di persone cristiane. La sepoltura, la degna sepoltura. Oggi parliamo quindi del culto dei defunti, questa pratica di fede molto 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 importante, ma che ai giorni nostri inizia un pochino ad essere lasciata in secondo piano. In effetti è una conseguenza del fatto che stiamo allontanando la morte il più possibile dal nostro orizzonte, perché la morte in effetti ci fa paura, forse oggi più di tempo fa. Lo notiamo dal fatto che le persone, i nostri cari, non muoiono più a casa, i dati dicono questo. Muoiono negli ospedali, nelle case di riposo. Spesso non sono neanche in nostra compagnia. Invece di essere lì noi a stringere la loro mano, siamo altrove e loro magari l'ultima cosa che vedranno è il soffitto sporco di un ospedale piuttosto che lo sguardo delle persone che ama e che lo amano, uno sguardo ovviamente triste e sofferente, ma anche capace di consolare e accompagnare in questo momento importantissimo della vita. Fratelli e sorelle, dovremmo ricordarci tutti che non si muore, che la morte è solo un passaggio, ma si risorge in Cristo. E quindi quelli che noi andiamo a trovare al cimitero non sono i morti, sono i risorti. E noi andiamo lì per fare memoria della nostra storia, per capire chi siamo e soprattutto anche per pregare per loro, affinché possiamo accelerare questo processo di purificazione della loro anima, così che possano incontrare Dio in maniera lineare, pura e più presto possibile. Noi preghiamo per loro e i defunti risorti pregano per noi in questa bellissima verità che è la comunione dei santi. Non dimentichiamoci di questo, quindi andiamo al cimitero, facciamo spesso memoria, guardiamo le fotografie, non con nostalgia, ma semplicemente con il gusto di rincontrarsi un giorno, perché questa
la nostra fede. Allora i defunti, diamo onore ai nostri defunti e daremo anche onore a noi stessi. Ci guidi San Mario, che aveva questa intuizione molto molto profonda che gli è costata la vita. San Mario, prega per noi.